costituito dalla presunta connivenza di Stoccolma e Helsinki con le organizzazioni curde PKK e YPG considerate terroristiche dalla Turchia è dunque superato. Con l'impegno da parte della premier svedese Andersson e la presidente finlandese Niinistö di valutare nel rispetto delle legislazioni nazionali ed europee le richieste di estradizione di Erdogan, che ha inoltre insistito per la revoca delle restrizioni sulle armi imposte dopo l'incursione turca del 2019 nel nord-est della Siria. Il ministro della giustizia turco Bozdag invierà dunque le richieste di estradizione per 33 membri del partito curdo armato PKK e per altri affiliati alla rete Feto, ritenuta responsabile del tentato golpe del 2016. 12 persone sono attualmente in Finlandia, 21 in Svezia. Argomenti affrontati anche questa mattina dallo stesso presidente turco con Emmanuel Macron nel corso di un incontro bilaterale qui a Madrid. E naturalmente molto soddisfatto il segretario generale Jens Stoltenberg, che annuncia forze aggiuntive entro il prossimo anno. Forze pagate e organizzate dai diversi paesi alleati, basate nei territori d'origine e preassegnate a scenari specifici a seconda delle esigenze. 300.000 soldati stanziati in particolare nei paesi baltici come la Lituania, che ha chiesto una presenza permanente ai confini orientali, e la Polonia, territori all'interno dei quali è incastonata l'exclave russa di Kaliningrad con le sue modernissime armi puntate contro Berlino, Stoccolma, Helsinki, Varsavia, Riga e Vilnius, tutte capitali di paesi NATO che qualora fossero attaccate verrebbero immediatamente difese dall'Alleanza Atlantica con le drammatiche conseguenze del caso. E in Europa, ha detto Joe Biden, saranno inviati altri militari statunitensi, Italia compresa. La NATO è forte e unita, pronta ad affrontare ogni tipo di minaccia in qualsiasi campo e ora è più che mai necessaria, ha detto il Presidente degli Stati Uniti, che insieme agli altri paesi si appressa ad adottare il nuovo documento strategico, ovvero il manifesto che governerà l'organizzazione per i prossimi anni. Un documento in cui verrà menzionata per la prima volta la necessità di proteggere la sovranità e l'integrità territoriale dei paesi membri di fronte a crescenti minacce, in primis della Russia. Ma anche la Cina sarà indicata per la prima volta come fonte di preoccupazione. Un'alleanza dunque che si allarga numericamente e concettualmente. Tra le sfide su cui concentrarsi infatti c'è la cybersicurezza con finanziamenti per oltre 1 miliardo di euro da destinare alle nuove tecnologie emergenti, dall'informatica quantistica all'intelligenza artificiale fino alla tecnologia spaziale, ma c'è anche la necessità di fronteggiare i cambiamenti climatici che hanno un impatto significativo sulle migrazioni. E l'orizzonte a cui guarda l'alleanza si fa sempre più ampio, non più solo Europa e Nord America, ma Africa e Indo-Pacifico, un'area del pianeta su cui da tempo si concentra l'attenzione degli Stati Uniti, intenzionati ad allentare sul medio e lungo termine la propria presenza in Europa.